Letterando, letture notturne e diurne di Francesco Lettera. Rumore bianco è un libro sulle nevrosi della famiglia americana media, aggiungerei. I personaggi sono rannicchiati nel loro mondo. Lui ha una cattedra di studi hitleriani, lei è ipocondriaca. Poi accade che una nube tossica imperversa sulla città e la famiglia quindi è costretta a fuggire. E De Lillo, l'autore, ne racconta il viaggio in auto, spesso sono in auto. Un viaggio dal sapore irreale, come sospeso, denso di riflessioni. Una riflessione sulla morte che incombe. Ma che cos'è questo rumore bianco? È un rumore costante che fluttua su tutto lo spettro di frequenze. Vabbè, non è chiaro. Però immaginiamolo come una grande onda che va su e giù all'interno di un contenitore. Però forse faccio prima a fartelo sentire, così almeno hai idea di cosa sia questo rumore e come imperversi in tutto il romanzo. Il rumore bianco è anche utilizzato per rilassarsi. Questo, per esempio, l'ho preso da YouTube. Io forse proprio perché ho a che fare con la musica, invece lo trovo abbastanza inquietante. Però devo ammettere che ascoltarlo per un lungo periodo come sottofondo, non con un volume alto, quasi poi non ci fai più caso. È un po' come stare in aereo. E allora questo rumore nel libro sembra pervadere tutto. Ed è un crescendo. Verso la fine sembra tutto ovattato, offuscato da questo rumore. Tutto non ha più senso. Gli eventi materiali, l'università, il terreno viene coperto come glutine su villi intestinali. Siamo proprio nella nebbia milanese. Ascolta cosa dice Jack, protagonista, il professore di studi hitleriani, terrorizzato dal tedesco. Pagina 39. Non lo parlavo e non lo leggevo. Non lo capivo e non sapevo neanche da che parte cominciare per mettere su carta la frase più elementare. I più scarsi fra i miei colleghi in Hitler lo sapevano un po', altri o lo parlavano bene o sapevano usarlo in maniera ragionevole ai fini di conversazione. Nessuno poteva specializzarsi in studi hitleriani al College on the Hill senza un minimo di un anno di tedesco. In breve, vivevo ai margini di un territorio di ampia vergogna. Ammazza, inquietante questo pezzo che ho suonato e improvvisato al momento. Volevo farlo ascoltare tutto, però mi ha un po', come dire, messo in ansia, quindi l'ho sfumato. Dunque, ritornando al nostro romanzo, è ormai conosciuto dall'ambiente universitario, quindi insomma le sue lezioni sono eseguite, eppure ha questo gap del tedesco. Quindi decide di andare a lezione, ma chiede al suo insegnante in privato di non dire nulla su queste lezioni. Beh, c'è la vergogna. Un esperto in storia tedesca che non sa il tedesco. Quasi, come dire, una colpa deontologica. Cose che comunque accadono ovunque. Quante volte abbiamo avuto a che fare con sedicenti professionisti e quanto i social hanno amplificato la superficialità dilagante. Però torniamo al romanzo. Ad un certo punto una nube tossica avanza verso la città e la famiglia è costretta a fuggire, come dicevo, e si ritrovano a questo punto in un grande ambiente, tutti ammucchiati, famiglie su famiglie. E c'è un interessante dialogo tra Babette, la moglie, e Jack, pagina 195. Quest'ultima voce non mi piace, disse. Troppo tirata per i capelli? Non credi che ci sia modo che un mucchio di microorganismi possa penetrare a colpi di denti nell'evento tossico?
Credo che ci siano tutte le possibilità di questo mondo. Non dubito neanche per un istante che abbiano lì nelle scatole questi microorganismi imballati nella plastica a bolle, come i ricambi delle penne a sfera. È proprio per questo che mi preoccupa. L'esistenza in sé di organismi fatti su misura, l'idea in sé, l'esistenza in sé, il mirabile ingegno. Da una parte non c'è dubbio che l'ammiro, soltanto pensare che c'è gente che sa realizzare marchingegni simili. Un microbo che mangia le nuvole, o comunque sia, non c'è fine alle sorprese. Le possibilità di stupirsi rimaste in questo mondo sono ormai microscopiche. Ma con questo posso conviverci. A spaventarmi invece il problema se ci avranno pensato a fondo. Senti un vago presentimento, chiesi. Sento che stanno agendo sulla parte superstiziosa della mia natura. Ogni passo in avanti è peggiore del precedente, perché mi fa ancora più paura. Paura di che cosa? Del cielo, della terra, non so. Più grande il progresso scientifico, più primitiva la paura. Come mai? Chiese lei. Boh, mi sono fissato su questa frase. Più grande il progresso scientifico, più primitiva la paura. Che il costante progresso tecnologico sia eccitante, nessuno lo mette in dubbio, ma se spegniamo le luci al buio, è inquietante che si sia arrivati a questo punto. Concludo con Rumore Bianco e voglio dire che può essere un buon inizio per approcciarsi a De Lillo, perché De Lillo poi è celeberrimo per il suo super mega mattone Underworld, poi ne parlerò in un podcast successivo. Rumore Bianco è un libro lacerante, con le sue riflessioni sulla morte. In effetti non è un argomento che piace a tutti e un po' lo si evita. Anche alcuni personaggi ne parlano a stento, ma credo che affrontarlo un po' a testa alta ci fa comprendere da subito quanto la vita sia in effetti un allucinante caso capitato proprio a noi. Hai ascoltato Letterando, un podcast di Francesco Lettera.